Allora, io qui non ho progetti, mi auguro di viaggio e diciamo che con l'Europa Web Fest direttamente ho avuto poco a che fare, ma molto indirettamente, cioè avendo fatto Flix ormai 4 anni fa, che era, diciamo, stata la prima web series che ha avuto abbastanza successo in Italia, e sono stato invitato dal primo anno, ho accompagnato la prima edizione ed è sempre un piacere tornare, perché comunque è bello vedere che questo progetto cresca, che è bello vedere anche che la qualità delle web series che arrivano ogni anno cresce, quindi è un piacere aver fatto parte dell'inizio di questo processo. E volevo domandarle, secondo lei sta cambiando davvero il mondo dei filmmaker indipendenti? Ma il mondo dei filmmaker indipendenti cambia ogni volta che esce fuori una novità nella comunicazione audiovisiva. Di conseguenza il web è stata una grossa novità, si sta sfruttando secondo me ormai bene, finalmente. Non è solo una questione di videomaker indipendente, ma anche di major cominciano ad avvicinarsi, fortunatamente, anche grazie a questi eventi, e cominciano a capire che c'è una creatività non solo wild, ma anche che può dare qualcosa di più strutturato o addirittura di commerciale, di vendibile. Quindi sì, sta cambiando, cambia ogni volta, e speriamo che continui a cambiare, perché poi siamo nel cambiamento, una novità grande, ma bene. Bene, lei è stato impiegato anche in un anno, se si diceva. C'è il differenza tra il primo e il Roma World Fest di questo quest'anno? Credo che la principale differenza, già solo vedendo le persone, è che ci sia più attenzione da parte degli addetti al lavoro. Insomma, all'inizio era quasi un gioco, veniva lasciato da parte da tutti quelli che facevano cinema o televisione. Adesso fortunatamente, finalmente, come dicevo prima, ci si accorge che c'è della ciccia, della creatività, quindi la differenza sostanziale secondo me sta nella quantità e nella qualità della presenza qua al festival. Bene, quindi possiamo dire lunga vita al Roma. Lunga vita al Roma Web Fest, lunga vita al web. Bene, la ringrazio. Grazie. Ciao.